E poi arriva quel periodo dell'anno in cui il glitter prende il sopravvento. Benvenuti da Ombretta su Arte per Te con un nuovo video dedicato al Natale. Oggi realizzeremo una bellissima pallina elegantissima ed estrarremo la ricetta del materiale proprio dal ricettario dell'arte, il mio libro che vi suggerisco di regalarvi per Natale e di regalare per Natale a tutti i vostri cari creativi. E allora, senza tergiversare, spostiamoci di là e andiamo a vedere la pallina elegante come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra seconda sfera del Natale 2022, la sfera elegante, quella da sera, diciamo così. Per questo lavoro useremo i glitter color, di cui troverete la ricetta esattamente qui nel libro Il ricettario dell'arte. Una bella sfera di polistirolo di un lavoretto di Enzo dove aveva fatto il sistema solare. Abbiamo smantellato i pianeti ed eccoli qua pronti al riciclo. Un tagliabalza, un paio di forbici, una spatolina, pistola per colla a caldo e relativa stecca, e poi ci occorrerà anche lo stencil del decoro che vogliamo riproporre sulle nostre sfere. La mia sfera sarà ricoperta di velluto, quindi ho scelto un velluto bordeaux, voi sceglietelo del colore del vostro Natale, e le rifiniture saranno dei nastrini e dei cordoncini dorati e poi indispensabile lo scotch carta. Iniziamo subito. Come prima cosa mettiamo il velluto alla rovescia, vedete? E foderiamolo con dello scotch. E a questo punto, come vedrete, sarà molto agevole tagliare un bel rettangolo di velluto perché lo scotch carta farà in modo che la stoffa non si sfrangi. Prendiamo adesso la nostra sfera. Questa è anche agevolata perché è segnato gli spicchi, ma se non ha segnato gli spicchi non importa perché sarà comunque semplice percorrere. Una linea dritta, bella profonda, e dividerla appunto tutta quanta in spicchi. Quindi dividiamo in tanti spicchi quanti vogliamo crearne la nostra pallina. A questo punto tagliamo tanti rettangolini, uno per ogni spicchio. Prendete la misura ed eliminate l'eccesso. Curvate in alto seguendo più o meno la forma dello spicchio, quindi rimuoviamo lo scotch che abbiamo messo e proviamo se riusciamo a inserirlo all'interno della pallina con il profilo del tagliabalza. Piano piano inseriamo all'interno il velluto spingendo l'orlo all'interno della fessura che avevamo creato. Il primo spicchio è fatto, facciamoli tutti e 8. E così abbiamo rifilato tutta la pallina. Adesso prendiamo un po' di nastrino dorato per creare il gancetto per appenderlo. Allora facciamo un nodino, un punto di colla a caldo proprio qui sul centro, poggiamo il nastrino e infiliamolo all'interno della pallina e voilà. Anche così è bellissima, ma noi non ci fermiamo. Siamo su. Prendiamo ora lo stencil che abbiamo scelto e prepariamo il nostro colore seguendo la ricetta che trovate a pagina, la ricetta a pagina 72 del ricettario dell'arte. Per far stare fermo lo stencil,
vi suggerisco di assicurare i bordi con un po' di scotch carta, perché sul velluto questi stencil non si attaccano. E ora, facendo attenzione, rimuoviamo lo stencil. Wow, adoro rimuovere lo stencil. E lasciamo asciugare per poi passare a quella successiva. Per farla asciugare lasciamo l'appesa, motivo per cui vi ho fatto mettere l'accetto prima. A questo punto i nostri medaglioni sono tutti belli e asciutti, per lo più. E allora io prendo questo cordoncino e vado ad inserirlo qui, così, tra ogni spicchio, va bene? E vado dal sopra fino al sotto e mi interrompo qua e lo infilo dentro. Cominciamo. Punta di colla a caldo. Prendo il cordoncino, naturalmente lo prendo in eccesso, lo poggio e mi fermo proprio qui. Prendo le forbici e, aiutandomi con una forbicina, faccio un buco al centro e inserisco i capi. Voilà. Stessa cosa dovrò fare anche nella sommità, quindi riaffosso il buco e inserisco e faccio questo su ogni costa della pallina. Già così la pallina potrebbe essere finita, è già bellissima e super elaborata, ma noi vogliamo fare qualcosa di meglio, se no non saremmo su Arte per Te. E allora prendo sempre il mio cordoncino, metto un punto di colla qua al centro e, partendo appunto dal centrale, che chiudo bene, comincio ad arrotolare un cerchietto col quale rifinisco la parte sottostante della pallina. Quando ci reputiamo soddisfatti, chiudiamo il giro e andiamo a inserire il capo al di sotto del cordoncino, così. Adesso, dove c'è il laccetto, faccio esattamente la stessa cosa. Voilà. A questo punto prendiamo il cordoncino, prendiamo una penna, un qualunque supporto, tenendo un po' di cordoncino in eccesso, in esubero, giriamolo 4 volte attorno alla penna o a quello che abbiamo, e con la colla a caldo uniamo i tre cerchi, così, e fuoriusciamoli dalla penna prima che la colla a caldo si solidifichi del tutto. Stacchiamoli, prendiamo questa parte e inseriamola dentro, abbassiamo la lunghezza di questa parte e inseriamo il disavanzo dentro anche dall'altra parte. Avremo quindi questa sorta di nodino a tre giri. Prendiamo la nostra pallina e facciamo in modo di far passare in mezzo il cappietto della pallina. Solamente quando sarà passato, e uniamolo con ciò che ci sta sotto, così. Ora, per coprire
questo prendiamo un residuo di glitter, di colore glitter, e tappiamo il foro superiore. E voilà, abbiamo finito la nostra pallina extra lusso super rifinita e bella e pronta. Se avessi avuto una nappa l'avrei appresa qua sotto, ma appendere una nappa non ci vuole nulla. Intanto vi ho fatto vedere come realizzare questa splendida pallina. Poi se nelle foto la vedrete con la nappa vorrà dire che l'ho trovata. Vi lascio alle foto, buona preparazione al Natale e divertitevi con i glitter color in pasta che trovate sul ricettario dell'arte. Basta, ve lo sto facendo uscire dalle orecchie, però ci sono veramente ricette molto belle come potete vedere. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che bella la nostra pallina, ancora è qui che asciuga, voi invece già avete visto le foto perché è la magia dell'editing. E allora, che dire, tantissime ricette nel ricettario dell'arte. Mi raccomando, pollice in su, condivisione, iscrivetevi su Arte per Te, Facebook, TikTok, Instagram. Io vi aspetto sempre qua per un prossimo video, ma vi aspetto anche sul mio canale Ombretta e sul mio canale Due Cuori Una Cappa. Basta parlare, andate a preparare tante palline. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, buona preparazione al Natale, ciao!